Mancano ancora 14.000 posti di lavoro per tornare ai livelli occupazionali pre-crisi, cioè prima del 2008, ma il numero degli occupati in Abruzzo comunque registra un segno più per 37.000 unità. Lavoro però molto spesso precario che si concentra in alcuni settori specifici, agricoltura, servizi, alberghi e ristorazione. L'analisi dei dati fatta dalla CISL e dall'economista Pino Mauro, al di là delle cifre, mette in evidenza come il tessuto produttivo regionale risenta ancora della scia negativa della crisi globale, con un territorio che resta poco attrattivo e scarsamente competitivo. La lieve ripresa, prosegue ancora la CISL, è legata agli sforzi produttivi delle grandi imprese, ma, sottolineano, non basta una sola gamba a trainare il PIL regionale. Tutto il settore della piccola impresa, che rappresenta i due terzi, vive ancora una situazione di estrema difficoltà legata alla stretta creditizia. I dati, infatti, parlano chiaro: solo le BCC hanno aumentato di circa il 2% i prestiti alle aziende, mentre il sistema bancario nazionale, a seconda delle sue dimensioni, pone il segno meno davanti a cifre che variano dal 3 al 28%. Urge, dice la CISL, un patto sociale con il sistema bancario. Eh, credo che ci sia la necessità di una forte azione da parte della politica e in particolare dello strumento programmatorio che potrebbe avere la FIRA per creare un patto con il sistema bancario che deve ridare assolutamente ossigeno e fiato a queste imprese per crescere e per fornire anch'esse grande occupazione stabile alla nostra regione. Ci sono poi i master plan, il patto per lo sviluppo che sono rimasti inattuati. In quei progetti che noi abbiamo approvato sulla carta insieme alla Giunta eh, ci sono grandi cantieri da dover aprire in termini infrastrutturali, materiali e immateriali e anche a livello di progettazione complessiva per le imprese che però non decollano, non sono cantierati. Noi lamentiamo questo stato di cose, eh, non so per quali elementi ostativi, ma sicuramente se non decolla quello l'Abruzzo crescerà sempre meno di tutte le altre altre regioni del centro e del sud dell'Italia.